Ci siamo riscoperti inadeguati per la Champions, ma questo è il nostro calcio. Anche la Lazio è stata eliminata, il Bayern Monaco è andato in vantaggio con un rigore di Lewandowski, gol finale di Parolo, 2-1. Non ci resta che l'Europa League, dove il Milan dovrà affrontare il Manchester United di Fernandes. Dopo l'1-1 dell'andata, la squadra di Pioli presenterà l'ex Ibrahimovic. La Roma sarà in campo a Kiev contro lo Shakhtar. Maioral e Pedro in attacco, andata 3-0 per i giallorossi. In campionato il Torino ha vinto il recupero col Sassuolo. La squadra di De Zerbi, grazie a due gol di Berardi, aveva chiuso in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa è granata di Nicola, con la doppietta di Zaza e un gol di Mandragora, hanno ribaltato il risultato. Domani l'anticipo Parma-Genoa potrebbe permettere alla squadra di D'Aversa di fare un passo avanti in classifica. Brutte notizie per l'Inter. Handanovic e D'Ambrosio positivi. In porta contro il Sassuolo giocherà il quasi esordiente Radu.